La campanella di migliaia di scuole italiane oggi è ritornata a suonare. Tra incertezze, dubbi, timori e perplessità, oggi è stato il primo giorno di scuola per quasi 6 milioni di studenti italiani che dopo 6 mesi dalla chiusura avvenuta lo scorso marzo sono potuti rientrare in aula. Porte aperte anche all'Istituto Magistrale Regina Elena de Cireale che questa mattina, secondo il calendario che prevede ingressi scaglionati nell'arco della settimana, ha accolto i ragazzi del primo anno con massima attenzione al rispetto delle norme grazie al grande lavoro durante tutta l'estate da parte dei dirigenti scolastici. I presidi in modo particolare e tutto il personale della scuola ha dovuto lavorare per organizzare e la presenza dei nostri alunni. Noi abbiamo 42 classi, le prime stanno andando tutte in presenza, quindi è stato un momento di organizzazione non semplice, però sembra che ce l'abbiamo fatta. La scuola ha installato 2 termoscanner per la misurazione della temperatura, oltre ovviamente agli scanner quelli portatili che hanno i collaboratori scolastici. I ragazzi hanno degli ingressi già segnati a terra da dove possono entrare. La scuola fortunatamente è molto grande, quindi dà la possibilità di accedere da diversi ingressi a 7 uscite da dove poi i ragazzi possono uscire per evitare assembramenti. Un ritorno a una quasi normalità, dal momento che saranno obbligatorie per studenti, docenti e personale le mascherine chirurgiche durante tutto l'arco della giornata, il rilevamento giornaliero della temperatura corporea, il distanziamento sociale in aula con l'obbligo di rispettare la distanza di 1 metro tra un banco e l'altro e la presenza del gel igienizzante davanti le aule. Se però le prime classi svolgeranno solo didattica in presenza, per le restanti classi invece ci sarà l'alternanza con la didattica a distanza, secondo giorni prestabiliti. Entrano sin da domani in orari scaglionati, ovviamente, entreranno tutte le classi, si andrà in didattica integrata per tante classi finché non arriveranno naturalmente i banchetti, quelli unici. Per adesso ben 10 classi stanno andando tutte in presenza. Un primo giorno carico di emozioni non solo per i ragazzi che hanno rincontrato i propri compagni, ma anche per i docenti che finalmente, dopo 3 mesi di didattica a distanza, hanno potuto rivedere i propri studenti dal vivo e potersi dedicare alla didattica in presenza quando possibile. Incontrare i colleghi naturalmente in presenza e gli alunni con grande emozione. Per quanto mi riguarda, l'ultima volta che avevo visto questi ragazzini sono stati per gli open day della scuola, quindi naturalmente avevamo visto le mamme, era stata tutta una grande festa. Ma comunque la festa continua in maniera diversa, con il dovuto distanziamento. E ragazzi sono state fornite là dove mancavano le mascherine, ovviamente da parte della scuola, e penso che con tanta responsabilità da parte di tutti si possa andare avanti, si possa proseguire in quest'anno scolastico. E in bocca al lupo a tutti quanti per questo inizio di anno scolastico.